una sostanza che dovrebbe valere quanto il prezzemolo. Oggi viene venduta anche a 30 euro al grammo. Da 4 anni Giuseppe, un ingegnere di Catania, somministra all'anziana madre malata di Alzheimer una cura a base di cannabis. Il mio dosaggio è circa 3 grammi al giorno, siamo a 60 euro al giorno. Non posso io oggi permettermi una cifra del genere. Paradossalmente, invece, se vado dal pusher o dallo spacciatore di strada, io riesco a risparmiare il 90%. Alessandro ha 34 anni e da 12 convive con la sclerosi multipla. È uno dei circa 300 siciliani che assumono cannabis terapeutica, che si acquista in farmacia a prezzi che variano tra i 16 e i 35 euro al grammo. Una cura che sembra dare pochi effetti collaterali, ma che per molti è troppo costosa. Così costosa che oggi le associazioni dei malati hanno deciso di violare la legge e di cominciare a coltivare le piante. Ci stiamo preparando a una disobbedienza civile. Mi piacerebbe molto fare qualche settimana in carcere. Spero che da un atto di questo tipo finalmente si rompa questo muro di silenzio su questa sostanza. L'uso terapeutico della cannabis in Sicilia è possibile dal 2014. Come in altre regioni italiane, può essere prescritta dal medico, ma non è rimborsata dal sistema sanitario. La Regione mi ha risposto proprio questo: non abbiamo i fondi per affrontare questo tipo di spesa, ci dispiace, ma deve fare da solo. Va bene, perfetto, farò da solo. Fra poche settimane partirà infatti la semina e la successiva distribuzione a tutti i malati che ne faranno richiesta. È come se fossimo costretti a farlo, perché non è né un capriccio né uno scopo ludico il nostro. Noi abbiamo veramente bisogno di star bene. Wish we could turn back time. Capisco che sia un gesto di rivolta da parte dei malati, però la cannabis che arriva in farmacia è una pianta il cui processo produttivo ed evolutivo è fortemente controllato. Un libero cittadino non può prodursi un farmaco in casa, né tantomeno prendersi il principio attivo dal proprio giardino. Eppure, per alcuni la disobbedienza civile è iniziata già anni fa, prima ancora che la cannabis fosse riconosciuta come cura. I miei figli dicevano: "Mamma, tu non hai mai fumato nella tua vita, prova". Giuseppina è madre di 3 figli. A 40 anni le viene diagnosticato un meningioma. Sono proprio i suoi ragazzi, dopo alcune ricerche su internet, a suggerirle l'uso della cannabis per alleviare i gravi sintomi della malattia. Lei accetta, non prima però di aver tentato di tutto con la medicina tradizionale. Un po' scettica perché ritenevo che la cannabis, come fanno la maggior parte delle persone, fosse una droga, mi rivolgo alla medicina convenzionale dove vengono date per i forti dolori delle compresse a base di oppio. Io con l'assunzione di queste compresse ero diventata quasi un vegetale, disobbedisco a quello che la legge mi impone e incomincio a curarmi seriamente con la cannabis. Gli effetti positivi sulla salute della donna non riguardano solo il tumore, ma anche una malformazione congenita alla spina dorsale che le impediva di camminare senza stampelle. Per alcuni anni va tutto bene, fino a quando. 2 settimane fa mi viene fatto un blitz da parte dei carabinieri e trovano nella stanza di mio figlio, perché lui appunto che mi seleziona la quantità da poter assumere, all'incirca 25 grammi di questa sostanza. Sia il marito che il figlio vengono arrestati e successivamente rilasciati perché si riesce a dimostrare che quella cannabis è destinata all'uso terapeutico di Giuseppina. Non mi sognerei mai di mettere a rischio la mia famiglia, poiché loro stanno rischiando per poter far sì che io possa star bene. Nella cura di quali patologie si usa la cannabis? Risolve o mitiga i problemi legati alla spasticità che dà dolore, e poi è un potente antiemetico che viene utilizzato insieme ad altri farmaci, per esempio nella cura dei pazienti neoplastici per combattere la nausea, il vomito, la chemioterapia, eccetera.
Il 90% della cannabis medica viene importato in Italia dall'Olanda. Da pochissimi mesi poi è stata inaugurata una coltivazione di Stato nello stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze. Eppure nel nostro paese sono davvero pochi i medici che prescrivono questa cura, ancora meno sono i farmacisti che la vendono sotto forma di preparazione galenica. Questo perché c'è ancora molta disinformazione, anche da parte purtroppo dei miei colleghi che non conoscono bene qual è la normativa vigente, e anche comunque attrezzare un laboratorio con i macchinari ad hoc per fare questo tipo di preparazioni è anche un costo non indifferente. Per non parlare della burocrazia che non rende affatto semplice il ricorso a queste cure. Per legge noi abbiamo l'obbligo di caricare e scaricare la sostanza nel nostro registro stupefacenti, inoltre i residui di olio li dobbiamo smaltire sempre con le procedure dettate dalla ASP, anche con tempi di attesa lunghissimi. Il decreto ministeriale che regola l'uso della cannabis medica impone per ogni singola preparazione l'invio ad un centro di analisi esterno e questo naturalmente fa lievitare i costi. Si era cercato, quantomeno appunto in Sicilia, rendere rimborsabile il costo dell'analisi dell'olio per abbassare i costi della terapia mensile. E purtroppo ancora questa iniziativa è sul tavolo dell'assessore e aspettiamo la risposta. Ma a giudicare da quel che ci dicono all'assessorato alla salute, la risposta, quando arriverà, potrebbe non essere positiva. Noi siamo una regione un po' particolare, brutto a dirsi, ma da 8 anni siamo in piano di rientro. Siccome non si tratta di un vero e proprio farmaco, il Ministero non ci consente di erogare al paziente siciliano prodotti che vadano al di fuori degli ordinari livelli essenziali di assistenza. Insomma, gli studi scientifici non sono sufficienti per considerare la cannabis un vero e proprio farmaco, eppure questa pianta per il sistema sanitario regionale potrebbe rappresentare un grande risparmio. Non prendo più farmaci da circa 4 anni, il risparmio dello Stato è enorme, perché io solo con la mia esperienza, abbandonando la cura tradizionale, ho fatto risparmiare circa 80.000 euro di farmaci che prendevo all'anno. Io oggi per fortuna sto ancora all'impiedi con le mie gambe, non sono guarito, però la tengo a bada. Se avevo ottenuto 5 come risultato migliorativo con la tipologia di cura farmacologica iniziale, posso dire di avere avuto un risultato pari a 10, cioè proprio di miglioramento. Io non ho più dolori, mi muovo tranquillamente, conduco una vita assolutamente normale, anche perché non ho avuto effetti collaterali. In quanto regione a statuto speciale, la Sicilia sulla cannabis potrebbe prendere decisioni più coraggiose. Perché la Sicilia potrebbe coltivare la cannabis con delle ricadute fantastiche, quindi manodopera, quindi posti di lavoro, e poi un prezzo sicuramente più basso rispetto alla materia prima che viene importata dall'Olanda. Non è il primo esempio di farmaco che viene estratto da una pianta stupefacente. Io penso che la cannabis stia attraversando un momento in cui deve superare questi tabù.